Prende la parola la presidente dell'associazione USIENA Alumni, dottoressa Cinzia Angeli. Buonasera a tutti voi presenti in questa piazza. A voi, dottoresse e dottori, va il mio più caloroso benvenuto tra gli alunni della nostra università. Complimenti sinceri per il risultato raggiunto, un primo riconoscimento per l'impegno che voi e le vostre famiglie avete profuso in questa fase della vostra vita e che, come auguro a tutti voi, sarà seguito da altri successi personali e professionali. In questo giorno così speciale voglio ricordarvi che siete ricchi di futuro e che avete davanti una vita piena di possibilità e costellata di opportunità per realizzare progetti importanti per voi e per gli altri. Sulla base della mia esperienza di alumna, vi incoraggio ad avere il coraggio di provarci. Azzardate, immaginate altre mete da raggiungere, altre stagioni da vivere. Vi trovate adesso nella fase in cui dovete passare dall'immaginare il futuro al costruirlo. Dovete passare dalle ipotesi alle scelte, in alcuni casi con un po' di incertezza, di incoscienza e di azzardo. Ho vissuto come voi questo momento, di gioia e di paura, di entusiasmo e di incertezze, di speranza e di attesa. E come voi mi sono trovata all'inizio e alla fine di un cammino. Ho vissuto, come voi vivrete, i primi successi. Ho affrontato, come voi affronterete, le prime difficoltà e superato, come voi supererete, i primi ostacoli. Festeggiando la mia laurea al termine di un percorso denso di impegno e di fatiche, ricco di incontri, veramente vissuto e partecipato, ho ripreso la strada, questa volta verso il mondo del lavoro, dalla piccola alla grande città, dalle rassicuranti colline toscane agli spazi metropolitani delle capitali del mondo. L'insicurezza di non essere pronta si è dissolta con la consapevolezza che quanto appreso durante gli anni dell'università è stato davvero importante per crescere come persona e come professionista. Ho realizzato che la conoscenza, le competenze e il senso di comunità che mi ha trasmesso questo Ateneo, la forza che deriva dal noi e non solo dall'io, stavano costruendo il mio futuro. Forse anche per questo, costruire il futuro, Loading Future, è stato il tema scelto per l'evento che ha celebrato i 50 anni di economia e banca a Siena. Una giornata pensata per prepararsi al domani, per anticipare e idealmente guidare i cambiamenti che stanno impattando sulla nostra società. Alunni, docenti, studenti, professionisti e cittadini hanno ascoltato esperti, approfondito temi, condiviso soluzioni ed esplorato possibili azioni per interpretare e provare ad anticipare l'avvenire. Questo è il modo di agire degli alunni, che oltre a tenerci legati a questo splendido territorio, oltre a farci rivivere le emozioni del periodo forse più bello della nostra vita, lavorano per valorizzare ciò che l'università ci ha trasmesso e continua a trasmetterci. Costruiamolo insieme il futuro. Costruiamolo grazie alla conoscenza, alle competenze, alla forza del noi. Dobbiamo continuare ad imparare. La conoscenza è ricchezza. Il percorso di apprendimento e di formazione non può concludersi al termine del corso di studio. Deve continuare. In modo diverso deve proseguire. Saper fare significa saper applicare quanto si è appreso. Significa, in fondo, dare il giusto valore alla pratica e alla teoria e rendere questi due concetti sovrapponibili. E non si può cambiare il mondo, guidare il futuro da soli. Partecipate, fatelo sempre. Il dialogo, il confronto, il pensiero critico devono essere il vostro motore, devono essere uno stile di vita, un modo, anzi il modo, di interagire con gli altri.
Pronunciare il pronome noi equivale a sottolineare il ruolo fondamentale del prender parte, dell'impegno individuale. Questo è stato il concetto portante dell'incontro Connessioni 2018, svoltosi ieri pomeriggio nel cortile del Rettorato. Docenti, professionisti, alunni, ai quali va il mio più sincero ringraziamento, hanno discusso, dibattuto e condiviso opinioni sulla partecipazione e sulle sue diverse forme. Un grazie speciale lo devo al professor Maurizio Bettini per essere stato con noi ieri, per la sua presenza qui oggi, per i suoi scritti, per l'impegno che ha sempre dedicato alla valorizzazione della cultura, dell'educazione e della formazione, soprattutto per aver sempre affermato con forza l'importanza del sapere, ma ancor di più l'importanza di acquisire la conoscenza utilizzando ogni modello innovativo a nostra disposizione per imparare costantemente da chi ci ha preceduto. Un professore, un conoscitore, un intellettuale che ha fatto della cultura un tesoro, un patrimonio che ha messo a disposizione di tutti con generosità. Prendendo spunto dai suoi lavori, mi auguro e vi auguro che il patrimonio di sapere che è scaturito da questi anni di studio e di vita a Siena possa essere per tutti voi la posa del primo dei molti mattoni che costruiranno il vostro domani. Mi auguro, più di tutto, che siate sempre aperti a nuove prospettive, disposti ad imparare, curiosi e affamati di cultura. Ecco perché nel 2014 è stata fondata l'Associazione Ussiana Alumni, punto di connessione tra il mondo accademico e il mondo professionale, ponte tra esperienza e apprendimento, un'opportunità di crescita, di dialogo e di confronto, che oggi più che mai si dimostra un efficace strumento per conseguire obiettivi istituzionali e supportare l'Ateneo anche nell'attuazione delle linee strategiche fissate dal proprio piano triennale. Ogni università, accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, persegue una terza missione. Opera, cioè, per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo della società attraverso l'ascolto e il dialogo con tutti i membri della propria comunità e con l'esterno. In quest'ottica, l'Ateneo ha intrapreso un percorso di public engagement, ossia di condivisione di progettualità, formazione e ricerca con la cittadinanza, le imprese e gli attori del territorio, in modo che prevalga una logica di partecipazione e scambio reciproco e costante, in modo che i processi di costruzione degli obiettivi e i risultati raggiunti siano collettivi e condivisi. E proprio in virtù di questo, la nostra associazione è uno dei mezzi con cui il nostro Ateneo si apre all'esterno, con cui si può proiettare nel futuro, con cui può valorizzare la propria immagine, sia a livello nazionale che internazionale. Ecco perché torniamo sempre volentieri a Siena, insieme alle nostre famiglie, ai nostri compagni di corso, per rendere vivo questo impegno con l'università, con gli studenti, con la comunità e rinnovare la promessa con noi stessi di crescita continua, di apprendimento, di arricchimento. Questo è il senso che diamo al nostro agire. Come ci ricorda il grande sociologo Bauman, la tendenza della società moderna è quella di individualizzare i suoi membri. La nostra comunità, la nostra associazione vuole essere l'esatto contrario. Stiamo insieme e prendiamo parte. Spero che anche per voi possa essere lo stesso. Spero che continuerete in futuro a ricercare la conoscenza, il sapere e a condividere le vostre esperienze, successi ed opportunità con tutta la comunità di chi ha studiato e sta studiando a Siena. Abbiamo bisogno di tutti voi per diventare sempre di più una forza positiva, per costruire insieme un futuro ricco di opportunità. Concludo ringraziando il magnifico rettore, professor Francesco Frati, il professor Maurizio Bettini, il consiglio direttivo dell'associazione, le society UBES e USOPS e tutti gli studenti che stanno contribuendo concretamente alle nostre iniziative. L'Università di Siena, con le persone che quotidianamente contribuiscono a rafforzare il nostro network.
E a voi, neoalunni, e alle vostre famiglie, grazie per essere qui oggi e grazie in anticipo per tutto quello che farete per costruire il nostro futuro e diventare una forza capace di migliorare la nostra società. Grazie.